Per completare, la terapia va aggiunto una parte attiva, cioè una parte di rinforzo muscolare. Il rinforzo muscolare è finalizzato ad aumentare l'azione prettamente del primo interosseo dorsale. Il primo interosseo dorsale, inserendosi sul primo metacarpo, sul secondo metacarpo e arriva anche a monte a livello della base della prima falange, cerchiamo di attivare creando una resistenza a livello dell'indice della parte alta, mettiamo più in tensione per creare ok. Li creiamo a livello della base sempre del nostro metacarpo e cercando di portare in abduzione. A questo punto qua chiediamo una spinta dell'indice verso sinistra, quindi una deviazione radiale dell'indice, un'inclinazione a sinistra dell'indice. Questo tipo di attivazione sta attivando in maniera specifica, e si percepisce, stop, rilassata, in questo punto. Contrazione, rilassata. Contrazione. Rilassata. Questo tipo di azione permette quindi in maniera specifica, selettiva, il rinforzo di un muscolo che partecipa all'adduzione del metacarpo, ma senza creare una spinta craniale della base, invece l'attivazione allontana e quindi decoapta, riposizionando la testa del metacarpo sulla componente della sella del trapezio.